Ricorrenza di prestigio per la sezione Avis del comune di Apiro, che compie 40 anni con l'istituzione della prima festa del donatore. Benemerita figura, al quale è stato anche intitolato un nuovo parco dedicato ai bambini, oltre ad un monumento in via Fratelli Rossi. Dopo la sfilata del corteo e la deposizione della corona di alloro ai caduti, si è svolta la consegna nei locali del comune di targhe e medaglie ai donatori più assidui e generosi. Un lungo elenco che di per sé ha dimostrato l'abnegazione di larga parte della popolazione di Apiro. Giungere ai 40 anni per la locale sezione Avis non è stato semplice per via di una serie di vicissitudini che avevano portato alcuni anni fa all'interruzione del servizio. Ad esse accenna in parte ai nostri microfoni il presidente dell'Avis di Apiro, Alberto Bevilacqua. Sì, è la prima volta, la prima festa dell'Avis comunale di Apiro. E abbiamo voluto appunto premiare tutti coloro che in questi 40 anni hanno il loro contributo per portare avanti le finalità dell'associazione dell'Avis nel nostro paese. L'Avis di Apiro ha avuto una storia un po' travagliata ad un certo punto, ad un certo frangente del suo percorso, storia difficile poi superata e oggi diciamo così una delle realtà più attive della provincia di Macerata. Grazie. Dall'82 al 92 praticamente non si è riusciti a creare un consiglio direttivo e grazie all'intervento e del singolo volontario che siamo riusciti a mantenere i contatti con l'Avis provinciale e a portare avanti questa nostra realtà fino ai 40 anni. Soddisfazione anche da parte del sindaco di Apiro, Settimio Novelli, che può far sfoggio di una cittadinanza, quella che lui guida, attiva su ogni fronte della solidarietà e non soltanto su quello della donazione del sangue. Settimio Novelli, sindaco di Apiro, una cittadina che ha dedicato una parte di essa, un giardino dedicato ai bambini proprio ai donatori dell'Avis. Si cerca di puntare a giovani? Assolutamente sì, perché noi riteniamo che i giovani è il futuro e quindi va valorizzati e tra l'altro loro hanno delle grandi doti che quelle umane e sociali che forse noi adulti non abbiamo. E non c'è solo l'Avis, ma ci sono tante altre associazioni. Il suo comune è particolarmente attivo dal punto di vista della solidarietà. Lei si è chiesto il perché? Ma questo è vero, tant'è che noi appena insediati, io sono al secondo mandato nel 2009, ho voluto proprio una delega particolare che era quella alle associazioni, è proprio un nostro consigliere, un mio consigliere si occupa di questo. Apiro devo dire che veramente è una cittadina dove la gente è molto sensibile al volontariato. Sono nate tantissime associazioni, oltre l'Avis che oggi compie 40 anni, voglio ricordare il gruppo Urbanitas, 75 anni di storia, la Piros 32 anni, quindi associazioni che hanno fatto la storia non solo di Apiro ma veramente dell'intera regione. Pone l'accento sui più giovani e sui donatori del futuro il presidente provinciale di Avis Macerata, Silvano Donati, ribadendo la gratuità e il senso civico di un atto come la donazione del sangue. Silvano Donati, presidente Avis provinciale, la provincia quella di Macerata che ha oltre 11.000 donatori e che trova in Apiro, diciamo così, una delle sue realtà più piccole, ma piccole solo dal punto di vista, diciamo così, del numero delle persone, ma sicuramente molto attive. Sì, indubbiamente è un'Avis piccolina, come ho detto nella relazione che ho fatto, ma è un'Avis che si propone in termini molto, molto positivi, nel senso che ha capito che il messaggio che va dato bisogna darlo partendo dai piccoli e sta facendo un grandissimo lavoro nell'ambito scolastico e questo ci conforta e ci consola per il futuro. Ha insistito proprio su questo, sulle nuove generazioni, perché la solidarietà insomma va in qualche modo insegnata, introdotta fin dai primi anni. Possiamo quindi ben sperare per altri 40 anni di altrettanta attività? Io direi di sì, 40 anni come ho detto nella mia relazione sono un'età matura, più vicina all'anzianità, alla vecchiaia diciamo, ma l'Avis è sempre giovane perché si rinnova in continuazione e l'Avis di Apiro l'ha capito appieno questo problema perché è partito dai giovanissimi, ovvero sia quelli che fanno le scuole elementari, avete visto quanti bambini c'erano e questo ci dà un grandissimo segno di speranza.
Molto spesso la carenza di sangue ed emoderivati non nasce da mancanza di donatori, ma dall'insufficienza di centri trasfusionali, come tra l'altro ricorda ai nostri microfoni il presidente regionale dell'AVIS, Angelo Sciapichetti. Angelo Sciapichetti, presidente AVIS regionale. L'AVIS mantiene in queste enclave una forza, una, diciamo così, una vitalità che fanno ben sperare per il futuro, anche da qui, da Apiro. Sì, l'AVIS in tutta la regione Marche è fortemente radicata, è un'associazione di 44.000 donatori, quindi ha una sua presenza costante e capillare su tutto il territorio regionale. Ovviamente i problemi che abbiamo all'orizzonte sono anche abbastanza seri, non riguardano per la verità l'associazione, riguardano l'attività trasfusionale, soprattutto relativa alla raccolta. Ovviamente cercheremo di fare il possibile nei prossimi mesi per avviare a soluzione un problema, questo della raccolta, che è annoso, ma che negli ultimi mesi si sta aggravando notevolmente, soprattutto in questa zona, la zona dell'Anconetano, dello Jesino. Quindi cercheremo di trovare tutte quelle soluzioni possibili per continuare a garantire ai nostri ospedali, al sistema sanitario regionale, quel farmaco salvavita per eccellenza che è il sangue. Senta Presidente, oggi noi nel vedere queste premiazioni e benemerenze abbiamo visto insomma tutti quanti i target rappresentati, uomini, donne, giovani, meno giovani, e questa della donazione di questo farmaco di cui parla lei sembra insomma unire tutti quanti. Sì, questa è la grandezza e la fortuna dell'AVIS, è quell'elemento che ha fatto grande la nostra associazione. Cioè, noi parliamo ad una popolazione vasta, vastissima, i giovani, i meno giovani, parliamo a persone di ogni ceto sociale. Nell'AVIS si iscrivono tutti coloro che intendono testimoniare con un gesto concreto l'atto della solidarietà. Quindi non conosciamo divisioni di nessun genere, e questo è il bello di questa associazione. Io dico sempre che un po' nei piccoli centri come la fontana del villaggio intorno alla quale si ritrovano tutti, perché ritrovano un'associazione seria, competente, qualificata, organizzata, al passo con i tempi. Se non si decide di donare, talvolta è per alcuni ingiustificati timori legati al lago o più in generale all'ambiente sanitario. Roberto Bellardinelli, tra i premiati nella festa dell'AVIS, ci dice come lui ha vinto le sue iniziali remore. Ma guarda, io la prima sono stato accompagnato da un presidente che è deceso, Primo Latini, e grazie a lui ho vinto la prima paura, diciamo. Perché la gente, capisco per esperienza propria, che è fermata proprio dal primo momento di entrare lì al centro trasfusionale e di mettersi in quella condizione di fare questo gesto. Vinta quella, poi viene tutto naturale. Allora io adesso è 13 anni che lo faccio e ho portato altri donatori proprio accompagnandoli, perché mi sono sentito in dovere rispetto a chi l'aveva fatto con me di intraprendere questa iniziativa, e la prima donazione li accompagno almeno, capito, sia le cose burocratiche, la compilazione di fogli, li semplifico, e sia l'aiuto morale che si dà in quel momento. Quindi ti sei fatto attivista? Avessi qualche... Io sono adesso è circa 12 anni che faccio parte del consiglio direttivo, e sì, è 13 anni che sono donatore, e l'anno dopo sono entrato proprio nel consiglio. Spende blu. Na on badam. Tabarra bittam. Por favor, dona sangue. Donne ton sang. Rock dan kormushis. Geef bloed. Give blood. Doa sangue, por favor. Diventa anche tu donatore periodico.